Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e ho girato tutta la fiera dell'elettronica di Hong Kong finché ho trovato questo prodotto. Abbiamo fatto tanti video, abbiamo visto sugli alimentatori USB-C che possono alimentare il computer, possono alimentare il cellulare, possono alimentare qualsiasi cosa fino a 20 volt, però oggi vi faccio vedere un prodotto speciale perché non è solamente un caricabatterie, è un caricabatterie speciale che fa tutte queste cose che abbiamo detto, ma costa veramente poco ed è di qualità. Vi lascio il link ovviamente nella descrizione del video, però voglio farvi vedere cosa può fare anche in più a tutto questo quello che abbiamo detto. Bene, la prima cosa che si può vedere ovviamente che è un adattatore universale, però non è un adattatore universale qualsiasi, perché la maggior parte degli adattatori universali che ho trovato in giro in Italia non sono adatti a diciamo essere utilizzati con le nostre prese a diciamo 3 pin, invece questo ha i 3 pin, quindi non abbiamo problemi a utilizzare le nostre prese normali. Dall'altra parte abbiamo la possibilità di utilizzare una presa europea, ovviamente se uno lo vuole utilizzare che non è europeo, qualche ospite che arriva a casa che vuole utilizzare la presa può utilizzarlo. Qua abbiamo una sicura, vedete che non si chiude, bisogna schiacciare questo e tirare la presa. Qui abbiamo la presa degli UK che si utilizza qui per esempio a Hong Kong, se non lo sapete, se volete venire a Hong Kong ecco, dovete avere le prese come questo. Se invece, adesso schiaccio qua e tiro, se invece siete per esempio negli USA potete utilizzare la presa americana. Però una cosa molto intelligente che hanno fatto qua, al posto di duplicare questa presa qui per l'Australia, ecco perché gli australiani sono diversi, ecco, e hanno queste due prese inclinate, quindi questo basta fare così e diventa australiano. Molto intelligente, geniale direi. Tra l'altro una cosa molto interessante che potete leggere qua è che questo adattatore funziona sia con 100 volt che se siete negli Stati Uniti, o anche 240 volt se siete in Europa o in altri paesi. Ecco, ovviamente se lo collegate da questa parte a 100 volt qua avremo 100 volt, se lo collegate da questa parte 240 qua usciranno 240, quindi non fa il trasformatore da 100 a 240 volt. Ok, ovviamente da questa parte possiamo mettere, come abbiamo detto, le prese europee, possiamo mettere le prese degli Stati Uniti, insomma qualsiasi tipo di presa è adattabile da tutte e due le parti, e questa è una cosa fantastica dal punto di vista diciamo di adattatore in sé. Ma questo adattatore è molto particolare, abbiamo detto, perché riesce ad erogare 45 watt come power delivery, ovvero se collegate un connettore, un cavetto USB-C, riesce ad erogare 5 volt a 3 ampere, 9 volt a 3 ampere, 12 volt a 3 ampere, 15 volt a 3 ampere e fino a 20 volt 2,25 ampere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo collegare qualsiasi apparecchio che consuma meno di 45 watt. La maggior parte dei laptop che utilizziamo ultimamente, che sono piccolini, non consumano tantissimo, consumano 24 watt, quindi va benissimo per la maggior parte dei laptop che si alimentano con PD. Abbiamo anche questa uscita USB-A che eroga fino a un massimo di 2,4 ampere, ma da questa parte abbiamo una doppia uscita USB-A, solo che queste due uscite USB-A sono compatibili con Quick Charge e PD, e riusciamo ad avere anche qui addirittura fino a 20 volt 2,25 ampere, ovvero se avete un cavo USB da USB normale a USB-C potete inserirlo qua e caricare il vostro computer, non come gli altri caricabatterie che hanno solamente l'uscita PD sugli USB-C, ma qua ce l'abbiamo qui, quindi molto molto comodo. Bene, questa cosa fantastica costa sui 16-17 euro con il coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video, e lo raccomando vivamente non solamente ai viaggiatori ma a chiunque che vuole comprare un caricabatterie, avere un adattatore in più in 16 euro, perché no? È una figata pazzesca! Una cosa per la quale vale la pena di più prendere un caricabatterie così piuttosto che così, perché questo ha tre porte USB e una porta USB-C e anche questo la stessa cosa, è che al di là del fatto che possa servire o non servire
questo come adattatore perché si attacca un normale caricabatterie in questa presa. Adesso ho perso la presa e non posso più utilizzare nient'altro con questa presa. Invece con un caricabatterie così che ci serva all'estero, diciamo con una presa diversa dalla nostra o addirittura direttamente con le nostre prese, comunque sia funziona anche da sdoppiatore di prese, che siano diciamo delle prese europee o anche delle prese estere come questo. Infatti così riesco ad alimentare sia uno che l'altro utilizzando la stessa presa. Il venditore di questo coso mi ha visto talmente entusiasta che me l'ha regalato. Poi sono andato in giro e ho trovato i miei amici e gli ho detto: guardate che cosa ho trovato, una cosa fantastica. Allora lui mi fa: guarda che ce ne sono tanti nel mercato, non è che hai trovato chissà che. Poi gli ho sfidati, gli ho detto di trovare uno con 45 watt di PD con queste porte da 45 watt e non ne hanno trovato neanche uno, quindi li ho battuti. È veramente fantastico questo coso. Tra l'altro mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa molto interessante. Questo adattatore carica batterie ha praticamente un fusibile all'interno. Ovviamente il fusibile protegge sia noi che il nostro apparecchio eventualmente da una fluttuazione di corrente o qualcosa che non va, un cortocircuito all'interno del nostro apparecchio, però vi danno anche all'interno un fusibile in più. Infatti come potete notare qua c'è il fusibile che funziona e un altro in più eventualmente negli anni se dovesse capitare di bruciarne uno, speriamo di no, ecco ne abbiamo un altro. È fantastico, ognuno deve avere una cosa così.